Alice Salvatore, candidato governatore della Liguria per il Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno oggi, a tutti. Oggi per la prima volta nella storia ci sono due candidati governatori di regioni all'interno di una stessa trasmissione. E poi tutte e due del Movimento 5 Stelle. Signorina Salvatore, conosce la signorina Ciarambino che candida? Certo. Perché vi incontrate, c'è un gruppo su WhatsApp di candidati governatori di 5 Stelle? Ce l'abbiamo. Senta, la nostra chat, ma ci siamo incontrati a Roma. Ma usciamo anche dalla rete noi, eh. Alice, tu come la chiami da Ciarambino? Ciaramba? Valeria, Vale. Vale. E signora Ciarambino, lei come la chiama Salvatore che è candidata in Liguria? Ali. Ali. Anche perché se la chiamasse Salvatore sembrerebbe un uomo, certo. Diciamo. Già. Chi ha più possibilità di voi due di vincere? Signora Salvatore, lei che è candidata in Liguria? Lei... Ma ce l'abbiamo tutte e no, due. No, non facciamo i democristiani. Per favore. No. Sì. Signora allora... Salvatore, lei che è candidata a governatore in Liguria, ha più possibilità lei o la signora Ciarambino in Campania? Ma diciamo che qui in Liguria la situazione dei partiti è talmente disastrosa che sarebbe un delitto non votare 5 Stelle. Ah, quindi ha più possibilità lei che in Liguria? Perché è più difficile. No, ci hanno reso le cose più facili. Penso. Conferma, signora Ciarambino? A noi piacciono le cose difficili, quindi la nostra sfida ce la giochiamo fino in fondo. Mm-hmm. Senta, ma volevamo chiedere a tutte e due, visto che siete tutte e due di 5 Stelle, siete mai state in un albergo a 5 Stelle, signora Ciarambino? Ah, bella questa domanda, eh? No. Sì, ci sono stata. A Salvatore, sì. Con chi? Con un mio ex fidanzato in India. Ha pagato. Vabbè, in India non vale, però. Ma 5 Stelle in India, dai. Vabbè, ma signora Salvatore. Scusi, signora Ciarambino. No, io no, però quest'estate ho dormito su una capanna di pescatori in Madagascar sulla spiaggia. E ha pagato il fidanzato dell'ex di Salvatore. E il mio ex fidanzato ha pagato. Senta, poi volevamo sapere questa cosa. Secondo voi, no, signora Salvatore e signora Ciarambino, chi è il più bello tra quelli di 5 Stelle, signora Ciarambino? Cioè, non so, cioè Di Battista. Ma se posso dire lo sguardo... Lo sguardo? Lo sguardo dei 5 Stelle è bellissimo perché si vede proprio trasuda onestà. Questa è la verità, l'occhio onesto del grillino. Sì, ma è trasuda più onestà, non so, quello di Battista, quello di Di Maio, quello di Morra, quello di Cioffi. Secondo me sono tutti belli uguali. Tutti belli uguali, sì. Anche Grillo è bello? Bellissimo. Signora Ciarambino, il domandone, vuole più bene a Grillo o a Casaleggio lei? Al mio fidanzato. Suo fidanzato. Escluso il suo fidanzato, diciamo, tra Grillo e Casaleggio? A tutti e due. Tutti e due. De Mita oggi sarebbe in trionfo. Signora Salvatore, lei che è candidata a governatore in Liguria? Io li amo entrambi. Enrico Musso, sì, che è uno vero, non come voi, esatto, candidato di Liguria Libera, quando gli abbiamo chiesto chi gli piaceva tra gli altri, ha detto... Che gli piaci tu, Alice? Sì, ma voi non ce l'avete chiesto. No. Ti piace Enrico Musso? Beh, è simpatico, però piacere è una parola grossa. No, perché senta, il signor Musso, candidato di Liguria Libera e candidato governatore di Liguria, come lei, signor Salvatore, cosa ha detto di lei? Senta. Me l'ha detto, Alice Salvatore, di cui sono segretamente invaghito. Forse speriamo che si sia sentito, ma me l'ha anche confessato il giorno dopo, che aveva detto questo. Ma c'è possibilità? Sì. Non credo, no. No, vabbè, per sapere. Ma perché non ti piace Enrico Musso? È proprio brutto? Ma è un po' in là con gli anni. Quanti anni ha lei? Quanti anni ha Alice? Io 33 anni. Lei 33. No, 33 anni. E Musso? Quanti anni ha Musso? Ah, penso ampiamente sopra la cinquantina. Ah, vabbè, un vecchio. Un vabbè, ragazzino. Senta, signora Salvatore, lei è candidata a governatore in Liguria per il Movimento 5 Stelle. Se non votasse per lei... Potrebbe Paita, Toti o Pastorino? Non può dire no, non è una domanda in cui si chiede. Guardi, voterei per la Battini io. Per la Battini? Ma no, Battini non è candidata. Sì, è candidata a presidente, con Fratellanza Donne. Ah, certo, non ha voluto parlare con noi, è vero, sì, è l'unica che non ha parlato. E lei invece Ha grandi possibilità di vittoria. Esatto. Però è una persona per bene, gli altri non sono così sicura. Cioè, ecco. Secondo lei la Paita non è per bene? Ho i miei dubbi. E Toti? Toti è un catapultato dall'alto, vabbè, non conosce nessuno. Beh, insomma, tutti lo conoscono, Toti, scusi, è quello conosciuto più di tutti. Beh, anche quello non lo conosce nessuno qui in Liguria, nel senso come governatore è improponibile. E Pastorino lo conoscono? Pastorino poco, ma diciamo che da un punto di vista della personalità mi sembra proprio molto sfuggente, poco convincente come governatore. Certo. Dal punto di vista...
della coerenza improponibile anche lui, perché dice certo. Cemento zero e ha cementificato Vogliasco selvaggiamente. Una domanda, più profonda politicamente parlando, è meglio la focaccia al formaggio o quella alle cipolle? Sì, perché lei è ligure, è importante. Sì. Dipende dai giorni, però in questo momento cipolle. Cipolle, che sa il suo alito quanto riguadagna. Signora Ciarambino, sì. Lei che è candidata governatore in Campania, faccia uno sforzo, so che non è semplice, ma se non dovesse votare per lei, voterebbe per De Luca o per Caldoro? Non dica il suo fidanzato perché non è ammesso questa volta. No, veramente non andrei a votare in quel caso lì, anche se io sono assolutamente contraria all'astensionismo e chiedo ai cittadini campani di riappropriarsi di questo evento straordinario. E sarebbe meno contenta. Non perché non avrei un'alternativa, invece oggi i cittadini campani ce l'hanno. Ma sarebbe meno contenta se vincesse Caldoro o sarebbe meno contenta se vincesse De Luca? Sarei meno contenta perché in ogni caso perderebbe la Campania. Sarei contenta se vincessero i cittadini del Movimento 5 Vabbè, Stelle. La domanda che fa il simpatico Laura è diversa. Diverso, dando per scontato, allora diciamo chi vince il Movimento 5 Stelle, ma come vorresti, chi vorresti per secondo? Ex seguo gli altri due. Almeno questo, lei è una grandissima cuoca, ci hanno raccontato, bravissima, proprio ma chi cucina, cucina benissimo. No, mi hanno detto una bugia. Cucina, eh? Cosa cucinerebbe a De Luca? Almeno quello, almeno no. Cicuta? No, cosa? Allora vediamo. No. Sì, a De Luca, insomma, molte camino. Vediamo che Vincenzo De Luca, non è De Luca. Un'arrabbiata, perché lui è sempre arrabbiato. Una bella arrabbiata. E a Caldoro? Caldoro che è un po', insomma, sempre... Guardi, ci vorrebbe uno zabaglione per energizzarlo. Perché è moscio. Perché veramente certe volte temo che mi svenga... Ma perché, scusa, perché è moscio? È moscio. È pallido. E attenzione, senti, perché abbiamo fatto 30, ma siamo per fare 450, perché c'erano due candidate governatori del Movimento 5 Stelle e c'è la terza, Antonella Laricchia, candidata per il Movimento 5 Stelle in Puglia. Buongiorno, 3 5 Stelle contemporaneamente, record del mondo. Buongiorno a tutti, un saluto, Laricchia. Grazie per l'invito. Signora Laricchia, conosce Alice e Valeria? Sì, certo, le conosco benissimo e le saluto. Ciao Antonella. Ciao. Alice, salutate. Ciao. Ciao. Laricchia, scusa, sì, scusa, con questo cognome a scuola come ti chiamavano? No, vabbè, però... Esatto, diciamo che la I diventava tante battute. La Recchia la chiamavano. La Recchia? Esatto. Ma chi c'era? Lino Banfi a scuola con lei? Bravi. In Puglia, certo. Senta, quella è immediatamente, insomma, il pensiero che viene. Signorina Ciarambino, abbiamo già chiesto, secondo lei chi ha più possibilità di vincere tra voi tre? Salvatore in Liguria o Ciarambino in Campania o lei in Puglia? Ma saremo tre vincitrici, sì, certo. Ovviamente. Sì, vabbè, è arrivato De Mita di nuovo. Era uscito De Mita e è rientrato. Sì, sì. Ecco, sbagliate, perché De Mita sta con De Luca. Esatto, mi state confondendo. Sì, però c'aveva un po' ragione Grillo quando non vi voleva mandare nelle radio e nelle televisioni. Sì. Perché se fate la figura del democristiano prima Repubblica proprio. Io ho già fatto un'interpellanza parlamentare per questa trasmissione, perché tre dei 5 Stelle nel servizio pubblico non si erano mai visti, signora Laricchia. Ecco. Senti, ma Laricchia, tu fai la guida turistica gratuita? Sì, certo, ovviamente mi occupo di volontariato anche e faccio la visita da guida turistica nel mio paese, perché gratuita. Che ricordiamo, il suo paese è in quel caso Adelphi. Allora, chiunque vuole andare in vacanza ad Adelphi in Puglia, non è obbligatorio, può contattare la candidata governatore Laricchia, certo, che farà la guida turistica gratuita, giusto? Benissimo. Scusa. Certo, offro una guida turistica a tutti quelli che chiameranno. Sì. In modo che capiamo che in Puglia si può fare turismo e agricoltura, e chiudiamo con l'industria pesante. Turismo. Ecco, io non voglio infilarmi negli affari tuoi, però se invece di fare la guida turistica gratuita studiassi un po', hai 28 anni, sei fuori corso. Le manca un esame e mezzo alla laurea in architettura, signora Laricchia. Sì, esatto. Perché questo in un paese come il nostro, quando? Purtroppo non si può solo pensare a se stesso. No, io sono quasi laureata, contemporaneamente lavoro, ovviamente conosco tre lingue, quindi faccio anche l'arabo? L'arabo no. Senta, questa è una domanda per tutti: Salvatore candidata in Liguria, Laricchia candidata in Puglia, Ciarambino candidata in Campania. Qual è il mare più bello? Cioè la Liguria, la Puglia o la Campania, signora Ciarambino? Quello bonificato dagli inquinamenti. Ma chi è questo? Chi è arrivato? Alice, Salvatore, la Liguria. La Ricchia? Il mare più bello credo che sia Liguria.
verso Santa Maria di Leuca. No, ma è più bella la Liguria. Più bella la Liguria o più bella la campagna? La Ricchia. Aspettiamola, ma sono cioè, noi viviamo in Italia, 60% del patrimonio culturale del mondo. Ma chi è? La Ricchia o Salvatore? Perché non riesco a capire quale populismo era. No? Chiunque sia, secondo sembra, voi, sembra secondo di nuovo dobbiamo farsi una democristiana anche quest'altra. Ma no, ma no, siamo sempre in Italia. In Italia. Signora Cerambino, lei non ha detto niente. Sì. È meglio, voglio dire, cioè Amalfi, le Cinque Terre oppure io alle Cinque Terre non ci sono mai state. Il Salento è meraviglioso, ma è meravigliosa la Campania. Il Cilento, dove io vado al mare da 30 anni e che adoro. Sì. Nel nostro programma per il Movimento 5 Stelle, il mare al centro, puntiamo a valorizzare la risorsa mare, che è un'occasione straordinaria. Arnaldo di Forlani in trionfo in questo momento, sta festeggiando per strada in corteo. Ma perché bisogna scegliere tra la bellezza? La bellezza è bellezza. Perché bisogna saper scegliere. Esatto. Lo sai che, lo sai, io amo la bellezza. Scusate, Antonella, Ricchia, Alice Salvatore in Liguria. Sapete che se chiamate due delle 5 stelle ancora abbiamo 5 stelle su 5. Esatto, non so se ce la facciamo per oggi. Signor Salvatore, ci dica un'ultima cosa. Lei che è candidata in Liguria, la prima cosa che farà quando diventerà governatore in Liguria? Combattere il dissesto idrogeologico con la manutenzione dei rivi a monte, nell'entroterra, a valle e anche la manutenzione delle aree boschive. Ci saluti e poi... basta, un'altra, quella è la seconda, no, una, la prima abbiamo detto. Ci saluti Musso, signora Salvatore, grazie. Antonella, grazie, è più bella Bari o Lecce? Ancora, ancora con questa una domanda, c'è la Ricchia, lei che è candidata in Puglia. Già rispondo io, tutte e due sono bellissime. Sì. Esatto, vedi, bonificare l'ecosistema, no, non c'entra. No, ci dice la prima cosa che farà in Puglia, c'è la Ricchia, se diventa governatore? Sì, noi abbiamo studiato una proposta di legge di iniziativa popolare per istituire il reddito di cittadinanza regionale. Quindi reddito di cittadinanza. Emiliano ha detto che se non votasse per lui voterebbe per lei. Lei invece per chi voterebbe se non votasse per lei? Per qualsiasi altro candidato del Movimento 5 Stelle. Neanche una risposta. No, se la Ricchia, no. Grazie. Saluti Emiliano. No, buona giornata. Più stelle abbiamo, meno risposte. Questa è Radio 2, questa è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione senza risposte.